grazie. Vai, vai. Evviva, grazie. Commissario, un'opportunità fondamentale per tutto il territorio della Regione Abruzzo con questo sportello. Guardi, sicuramente tutto il territorio, ma sicuramente Pescara Chieti in particolare, ma tenga presente che io sto girando l'Abruzzo e dovunque riesco cerco di creare le condizioni per incontri diretti, perché capisco che gli incontri diretti fanno la differenza. Lei sta girando tutto l'Abruzzo, e allora quali sono le prime sensazioni, i primi sentimenti nel nuovo anno e in questo momento anche storico difficile? Sì, diciamo che il momento storico, per fortuna, alcune realtà vogliono continuare a investire, e non parliamo solo di piccole imprese che magari vogliono razionalizzare la loro attività, ma penso anche a grosse imprese con cui abbiamo avuto per fortuna contatti in vari territori abruzzesi. Ovviamente sto parlando delle aree ZES, che sono Teramo, provincia di Teramo, provincia dell'Aquila, provincia di Pescara e provincia di Chieti. Comuni ZES significa che le aree industriali di quei comuni hanno i benefici fiscali nell'ambito della dimensione di questo beneficio fiscale. La zona ZES è aperta a tutte le imprese, micro e grandi. Ognuna ha le sue richieste, le sue specificità, e questo è un po' il nostro obiettivo a cui vogliamo tendere. Dare, in un momento di crisi grande di ripartenza, che è diventato un momento di crisi, di stop alla crescita e degli investimenti, come noi abbiamo visto nel 2021, molto positiva. Quello che però adesso ci preoccupa è cercare di dare, insieme a queste informazioni, anche servizi aggiuntivi. Presidente Strever, aprire e inaugurare uno sportello visibile che si tocca con mano è un'ulteriore opportunità che si dà al territorio. Lo spirito è quello di lavorare a stretto contatto con il commissario e dargli la possibilità, visto che in questo periodo aveva una sede in più vari posti, gli abbiamo dato un posto tranquillo qui al piano terra della Camera di Commercio, così un punto di riferimento certo per le imprese abruzzesi che vogliono avere un confronto direttamente con il commissario e con la sua struttura.